Buonasera, buonasera a tutti. Mi sentite? Mi vedete bene? Buonasera Barbara, buonasera Giovanna e buonasera Elisabetta. No, Barbara, la battuta di Woody Allen non è stata fatta e non la faremo in privato. Buonasera Al, bentrovati. Stasera parleremo brevemente, non più di una mezz'oretta, dei nuovi weekend di scrittura organizzati dall'editore Il Prato e da me. E, mi presento brevemente, molti di voi mi conoscono, perché amici, evidentemente. Io scrivo saggi e romanzi e ho pubblicato molti saggi e romanzi con l'editore Il Prato di Padova, che è il mio editore storico, con il quale appunto organizzo questa iniziativa. L'ultimo mio saggio è stato pubblicato da Progevit di Bari e riguarda la biologia di Rupert Sheldrake, si chiama Il rischio di pensare. Invece l'ultimo mio romanzo noir è stato pubblicato da Iacobelli di Roma e tratta di femminicidio e di manipolazione psicologica nell'ambito delle relazioni affettive. Deduco che mi sentite bene. Buonasera Andrea. Buonasera Dino. Dicevamo, oltre a scrivere saggi e romanzi, insegno scrittura creativa e editing da un po' di tempo. Tengo dei seminari regolarmente organizzati, dicevo, con l'editore Il Prato. E stasera vorrei parlarvi di una novità assoluta anche per noi, che sono questi weekend da scrittori o weekend di scrittura. Invece che dei seminari dove si fa della teoria, si parla dei meccanismi della narrazione, dei personaggi, della teoria, appunto, i weekend da scrittori vorrebbero essere un laboratorio, una forma di allenamento, un'occasione per delle persone che hanno difficoltà ad organizzarsi o che sono bloccate, come spesso capita, o che hanno l'ansia da pagina bianca, come si dice. O semplicemente appunto che non hanno idea di come pianificare il proprio tempo e il proprio impegno. Hanno magari una buona idea, ma non sanno come portarla ad effetto. Il weekend di scrittura vorrebbe essere appunto un'occasione, grazie al troppo buono, il weekend della scrittura vorrebbe essere un'occasione per queste persone per scrivere, per avere una scrittura guidata dal docente, che sarei io, con un'introduzione teorica di non più di un'ora, 8 ore di scrittura di filato su un tema che verrà assegnato, uguale per tutti i partecipanti, e un'ora finale di verifica di quello che è stato fatto e di confronto, per capire come, se è stato utile, come mettere a punto la scrittura, appunto, per la prossima volta. L'idea fondamentale quindi sarebbe quella di esercitare la scrittura, creare un ambiente comune, collettivo, nel quale ci si impegna a scrivere durante tutte le 10 ore, perché il weekend durerebbe dalle 9 alle 19 della domenica, il prossimo è domenica prossima, 10 gennaio, 10 ore in cui si scrive, appunto, si scrive a tema, si fanno domande al docente, ci si confronta con gli altri, ci si concentra. Si fa il piano di quello che si vuole scrivere e si cerca di costruire l'intero arco della narrazione. Questa è l'idea. Abbiamo voluto farlo con un costo accessibile a tutti, perché spesso i seminari per varie esigenze, sia strutturali sia organizzative, costano un po' di più. Il weekend da scrittori invece costa 29 euro, IVA inclusa, quindi il prezzo è completo di tutto, non ci sono altri oneri. E comprende quello di cui parlavamo, quindi le 10 ore insieme al docente in aula e agli altri partecipanti. Vedo che stanno arrivando alcune domande.
Allora, intanto è una iniziativa nuova anche per noi, perché finora abbiamo dato vita a dei seminari che riguardano l'editing, abbiamo due corsi di editing base e uno avanzato. Un seminario di scrittura creativa che si chiama Scrivere l'insolito e che riguarda le forme insolite dello scrivere, quindi qualcosa di diverso, di inusuale. Per esempio la scrittura dialettale, oppure il rapporto tra giallo e filosofia, insomma, oppure modi particolari di presentare i personaggi, di farli parlare, o forme narrative particolari. Poi c'è un nuovo seminario che dura 4 mesi e si chiama Scrivere un romanzo. Ed l'idea fondamentale è quella di condurre le persone, gli autori, dall'idea che hanno di romanzo, appunto, alla stesura finale. Un romanzo intero in 4 mesi. Può sembrare ambizioso o perfino strano, e invece è una cosa che si può fare tranquillamente. In 4 mesi ci sono 120 giorni, 2000 battute al giorno, 2000 battute sono una pagina. Si scrive un romanzo di 120 pagine. A stampa vengono circa 160-180 pagine. Quindi non è impossibile farlo, però chiaramente non si può improvvisare, è un lavoro che va pianificato, è programmato, organizzato e scandito. E poi ci vuole tanto impegno, tanta determinazione, tanta concentrazione, però si può farlo in maniera appunto guidata, con incontri periodici ogni 15 giorni, con verifiche puntuali ogni 30.000 battute scritte e sono previste 30 ore complessive per questo seminario. Scrivere un romanzo. 28 collettive in aula, sempre via Google Meet, e 2 ore individuali, ciascuno poi 2 ore con il docente per parlare dei propri problemi, delle difficoltà, dei dubbi, eccetera, eccetera. Poi a gennaio decollerà un nuovo seminario sulla promozione, sull'importanza della promozione e sulle possibilità concrete a disposizione di chi scrive. Insomma, l'offerta è abbastanza variegata. La differenza con i weekend di scrittura è che appunto i weekend appunto, un laboratorio, sono un'occasione per scrivere e per mettere in pratica quello che si è appreso, quello che si conosce. Patrizia mi chiede, fare tu la supervisione dei testi? Intanto, buonasera e grazie di essere qui. E sì, la supervisione la faccio io, si fa collettivamente, ma la faccio io e riguarda sia, diciamo, l'editing di cui poi si parla sempre, perché è una cosa che mi sta molto a cuore, perché è l'abito con il quale noi presentiamo il nostro scritto, no? Il romanzo, il racconto che scriviamo. E quindi farlo bene, presentarlo bene, mi sembra il primo passo per tutto. Motivo per cui sì, revisiono i testi e collettivamente se ne parla. Soprattutto si parlerà del meccanismo della scrittura, perché il weekend si propone di funzionare appunto come motore, come volano per il desiderio e la possibilità concreta di scrivere dell'autore. Per cui sì, si vota soprattutto questo, se ha funzionato dal punto di vista del mettere in moto la creatività. Buonasera Fulvia, c'è un vecchio, è ancora giovanissimo in realtà perché è ancora vivo e vegeto, pregiudizio, per non dire mito, che riguarda l'ispirazione. A volte aspettiamo l'ispirazione come se dovesse essere qualcosa che viene da fuori o che deve capitare e basta, e questo, oltre ad essere un freno, diventa a volte addirittura un alibi per non scrivere, per non trovare il tempo, per non concentrarsi, per non andare avanti. Un triste alibi perché poi non porta da nessuna parte. Allora, l'ispirazione, se esiste, è una minima parte di quello che riguarda la creazione. La creazione dura il tempo che dura e soprattutto molto tempo. E si espande nel tempo. L'illuminazione, l'ispirazione può durare un attimo, può durare 2 secondi, l'idea folgorante ci arriva, ma poi metterla giù, combinare tutto in un intreccio,
stendere la versione completa del romanzo che abbiamo in mente è un lavoro creativo che ha a che fare più con l'impegno e con la determinazione che con l'ispirazione, più con la concentrazione e con la pianificazione che con l'illuminazione estemporanea. Questo non è sempre chiaro a tutti, e invece andrebbe chiarito, perché molti poi non scrivono in attesa dell'ispirazione, che non arriva mai, cosa che è dal lato più comoda, dall'altro meno fruttuosa. Buonasera a tutti, buonasera Fulvia Calogero, buonasera Eleonora. Mi dicono che si è bloccato il video, è vero? Mi leggete? Mi vedete e mi sentite? Speriamo di sì. Ok, va bene. Andiamo avanti, magari si sblocca da solo. Buonasera Fabrizio. Dicevamo, quindi l'ispirazione è una componente importante del processo creativo, ma sta soltanto all'inizio ed è una minima parte. Motivo per cui il grosso del lavoro è invece quello della pianificazione e poi imparare a concentrarsi, a mettere a fuoco una cosa per volta e a fare un programma e a tracciare un arco della narrazione. E le proporzioni tra le parti che intendiamo narrare e anche la gestione del tempo è importante. Fare un weekend da scrittori come quello che abbiamo in mente vuol dire prendere un tempo e imparare a gestirlo. 8 ore di scrittura, quanto dedicare all'idea, quanto dedicare alla stesura, quanto dedicare alla verifica. Anche il tempo va gestito, perché noi non siamo scrittori di professione, non abbiamo tutto il tempo che vogliamo a disposizione. E spesso neanche gli scrittori di professione ce l'hanno, quindi figuriamoci noi. Per cui dobbiamo imparare a gestire il tempo che abbiamo. Se facciamo un piano ben fatto, molto dettagliato, come lo scalettone del cinema, quello in cui ci sono tutti i dettagli praticamente già incasellati nella sequenza narrativa, noi potremo anche utilizzare i tagli di tempo di mezz'ora, di tre quarti d'ora per scrivere una scena. Se non abbiamo invece questa programmazione ben dettagliata, ogni volta dovremo ripartire da zero per ricordare e inventare tutto quello che ci serve. E questo ci farà perdere il poco tempo che abbiamo a disposizione. Noi il poco tempo che abbiamo a disposizione dobbiamo utilizzarlo per scrivere, non per pensare a cosa scrivere. Questo deve venire prima. Ecco, allora i weekend da scrittori vorrebbero servire a questo, a dare l'occasione per mettersi nella propria stanzetta, rubare non tutto un weekend, una domenica, dalle 9 alle 19, sottrarre questo tempo magari alla famiglia o ad altre cose, però approfittarne per avere un'esperienza che può tornare utile per altre cose che vogliamo scrivere. Se impariamo a utilizzare il tempo che abbiamo a disposizione e a programmare le cose in maniera tale anche da sezionarle, no? Con il metodo cartesiano, per cui un problema grande come può essere un romanzo, lo spezzettiamo in problemi più piccoli, capitoli, scene, singoli snodi, personaggi, passaggi cruciali. Ogni singola cosa la analizziamo, la mettiamo al proprio posto e una volta fatto questo lavoro avremo la possibilità di scrivere, come dire, in santa pace, senza più doverci preoccupare di quello che non funziona. Potremo stendere andare avanti con la prima stesura e poi ci sarà tempo per la revisione, ci sarà tempo per rivedere il linguaggio, l'ortografia, la punteggiatura, perfino il ritmo, tutto. Ma avremo cominciato a scrivere, che è il primo passo. Spesso ci si blocca al primo passo invece. Ci si ferma perché non si sa da dove cominciare o se si sa da dove cominciare non si sa come andare avanti. Oppure ci si trova a un punto fondamentale e sembra di non avere mai abbastanza tempo per poterlo affrontare in maniera decisiva. Ecco, questi punti qui vanno affrontati prima e vanno affrontati con metodo, quando non stiamo ancora scrivendo, perché lì possiamo dedicare l'attenzione che possiamo. Nel momento della scrittura è troppo tardi. Per cui questo vorrebbe essere l'intento dei weekend, quello di lasciare che le persone possano avere a che fare con la propria scrittura, possano maneggiarla e
vedere quali sono i punti deboli, vedere quali sono le possibilità, toccare con mano i propri limiti e magari chiedere al docente, magari confrontarsi con gli altri, magari sperimentare, ecco, a modo di esercizio, una trama che non interessa, tipo quella che abbiamo pensato per il weekend del 10. Due si amano e vorrebbero vivere insieme, ma c'è un impedimento, che è la trama dei Promessi Sposi. Intanto però non si tratta di... Scusate, ho altre domande. Insomma, ecco, la trama vorrebbe essere un invito anche a pensare fuori dallo schema. I Promessi Sposi, ma in maniera diversa. Due si amano e vorrebbero vivere insieme. Intanto non è detto che debbano sposarsi. Intanto non è detto che debbano essere per forza un uomo e una donna, potrebbero essere anche due animali. E l'impedimento non deve essere per forza un cattivo, potrebbe essere anche un cataclisma o qualcosa del genere. Quindi l'idea è quella di avvicinare anche al principio per il quale si può scrivere di qualcosa che non si ha già in mente. Ecco, di slegarsi da questa idea di ispirazione o di idea propria, ma di esercitarsi a scrivere, come dire, quasi a comando. Proprio come esercizio produttivo. Ecco, Patrizia mi chiede ancora quanti partecipanti massimo al corso. Diciamo come sempre, per avere un controllo e per dare il giusto tempo a tutti, il massimo è 12-15 persone, non di più. Però mi farebbe piacere avere un'aula di 10, ecco, mi fermerei anche a 10 se possibile. Fabrizio mi chiede quali sono gli elementi chiave da aver presente prima di mettere penna su carta. E in realtà sono tutti, nel senso che la penna su carta, come dicevo prima, bisogna metterla solamente quando sia chiaro che tutto quello che si vuole dire, tutta la sequenza narrativa, dalla fine all'inizio, non dall'inizio alla fine, perché si parte dal finale per narrare. In base al finale si costruisce l'incipit e quello che viene prima. Bisogna avere chiaro tutto, quindi tutta la struttura narrativa, tutta la sequenza, tutti i tempi, il ritmo e soprattutto i personaggi, quello che succede, quello che ciascuno di essi apprende in ogni singola scena, quello che si viene a sapere, quello che il lettore sa, tutto, tutto di tutto. È la parte preliminare e forse la più importante. Alla fine scrivere è soltanto l'ultima parte. Se si fa la scrittura in questo modo, si ottiene un controllo sull'attività che altrimenti non si può avere. E c'è un altro luogo comune, quello della spontaneità. Io non so dove andrò a finire, mi metto a scrivere e poi vediamo dove vado a parare. E questo è purtroppo un metodo molto rischioso, perché può andare bene, ma può andare anche molto male. Ci si può arenare a un certo punto perché non si ha idea, oppure si può arrivare a un finale che non si vorrebbe, o peggio ancora, si può arrivare a un punto in cui non si sa come chiudere perché i conti non tornano più, perché è tutto sgangherato. Ecco perché la costruzione va fatta necessariamente prima. Questa è la cosa di cui si dovrebbe parlare e si dovrebbe sperimentare nei weekend da scrittore, non tanto appunto l'ispirazione o la creatività, ma proprio il mestiere, proprio l'organizzazione del lavoro, che è quella che spesso manca, soprattutto appunto a chi non lo fa per lavoro, per cui non c'è la possibilità quotidiana di sperimentare, di fare esercizi, è difficile farlo senza una guida. Il weekend da scrittori vorrebbe dare invece l'occasione di sperimentare proprio questo tipo di pianificazione, che è quella che poi appunto serve per lavori più grandi. In un racconto ancora si può avere l'illusione che lo slancio creativo possa procedere da solo, ma in un romanzo certamente no. Certamente un luogo comune, quello per il quale poi si può scrivere, tra virgolette, spontaneamente e ottenere dei buoni risultati. È un caso fortuito se avviene una cosa del genere. La regola è un'altra, la regola è che il lavoro si pianifica e si porta avanti con metodo. È quello di cui vorrei anche parlare poi nel seminario Scrivere un romanzo, quello che durerà 4 mesi. Proprio questo è il senso, portare avanti il lavoro per 4 mesi in maniera tale che passo dopo passo, battuta dopo battuta, si arrivi a costruire un romanzo
senza aspettare il momento buono che non viene mai, senza aspettare l'ispirazione che è capricciosa e magari quando arriva noi non siamo pronti. Rispondo alla domanda di Barbara che mi chiede: puoi ripetere quanto tempo verrà dedicato alla parte di preparazione e verifica finale e quanto a quella di scrittura? Allora, il weekend della scrittura dura 10 ore, dalle 9 alle 19 della domenica. Sarà il prossimo e domenica prossima, come dicevo, 10 gennaio. Quindi dalle 9 alle 19, diciamo la prima ora dalle 9 alle 10 è la parte di introduzione, di verifica, di teoria, si presenta il weekend, la struttura e si danno le norme di funzionamento. Io darò appena qualche piccola dritta, darò la traccia, chiarirò qualche dubbio iniziale. E poi fondamentalmente funziona così: chi vuole spegnere le casse, togliersi le cuffie per non essere distratto, può farlo benissimo. Se qualcuno ha delle domande da fare, le può fare in chat senza disturbare gli altri. Se qualcuno vuole seguire la chat o sentire le risposte, può farlo, ma non è obbligato. E il docente risponderà alle domande sempre via chat. Oppure se la risposta può essere di utilità collettiva, lo farà a voce e spiegherà, quindi chiarirà la questione. Quindi la prima ora teoria e introduzione, 8 ore di fila dalle 10 alle 18 a scrivere. Chiaramente non è obbligatorio stare lì tutte le 8 ore avvitati sulla sedia, si può anche spezzettare, fare una pausa, fare solo 4 ore, non c'è nessun obbligo. È un'occasione di allenamento, di esercizio. E poi l'ultima ora, dalle 18 alle 19, ci sarà la verifica finale, il confronto. E al di là del risultato, quello che conterà è appunto, come dicevo, il metodo, quanto il metodo ha funzionato ai fini dell'innescare il processo creativo come una produzione. Giovanna mi chiede, parli di acquisire gli strumenti organizzativi da porre alla base della creatività? Sì, certamente, parliamo proprio di questo. È quello che manca alla maggior parte delle persone. Molti hanno seguito corsi di scrittura creativa o qualcosa del genere, o hanno fatto esperienza, hanno letto dei libri e quindi la teoria già l'hanno acquisita, non hanno bisogno di seminari in questa fase. Hanno bisogno invece di metodo, proprio di essere seguiti nella fase della produzione. Alfredo mi chiede: la storia è scritta prima di essere scritta? Sì, in un certo senso sì, proprio come la sceneggiatura e la scaletta e lo scalettone sono scritti prima del film. Immaginiamo un regista che voglia girare un film sull'onda della creatività. Qualcuno l'ha fatto, ma si tratta di genialità e si tratta di casi rari, cioè di eccezioni che confermano la regola. La regola è il film va sceneggiato prima di essere fatto. Il canovaccio è già dato, sì, è quello che dicevo prima. Due si amano e vorrebbero vivere insieme, ma c'è un impedimento. Ripeto, i promessi sposi, che però può essere declinata proprio per la sua genericità in un milione di modi diversi. Calogero mi domanda se mi è mai capitato di non rispettare la scaletta che mi ero imposto. Mi è sempre capitato. È raro che la scaletta venga rispettata così com'è, perché la scaletta è esattamente la traccia che serve a partire per la stesura. E quando a un certo punto c'è qualcosa che, nonostante la rifinitura, l'attenzione che ci si è posto, o perché semplicemente l'autore ha cambiato idea, o perché ha cambiato preferenza, c'è qualcosa di nuovo da portare, anche una modifica strutturale, si cambia. Ma non si cambia soltanto la stesura da quel punto in poi, si cambia anche la scaletta. Quindi da domani in poi io scriverò sempre secondo una scaletta, che sarà una scaletta nuova, in parte rivista, ma sempre secondo una scaletta. Giovanna mi chiede come prenotarsi per domenica 10. E, come sempre, per tutti i seminari, scrivere una mail a ilprato@libero.it. E ve lo metto in descrizione se ci riesco. Non so se ha funzionato, dovresti forse vedere. Sì, ilprato@libero.it e chiedete di prenotarvi.
vi diranno tutto quello che è necessario per l'iscrizione e per il pagamento. Gianluca mi chiede: qual è il candidato ideale a partecipare a un corso come questo? Più che un corso, Gianluca, è un laboratorio, è un luogo dove ci alleniamo. Il candidato ideale è quello che vuole scrivere, ma per un motivo o per l'altro gli sembra sempre di non riuscire a partire o di non riuscire ad andare avanti. Non è quello che ha già una formazione specifica e può essere anche che abbia già all'attivo delle pubblicazioni, anche se generalmente chi ha già pubblicato più di un libro ha già esperito il modo di superare questo scoglio. Però non è detto, l'allenamento serve a tutti. Per cui il candidato ideale è colui che ha bisogno di uno start, è colui che ha bisogno di qualche consiglio per partire, di un esercizio, che ha bisogno di concentrazione e di una guida. Anche solo a volte un piccolo suggerimento può fare la differenza. Buongiorno Gennaro. Quanto incidono competenze specifiche spesso lacunose? Esempio, vorrei scrivere la storia di un musicista, ma non ho idea di cosa sia la musica, né di come trascorra la vita un musicista. Questo riguarda la documentazione, l'esigenza di documentarsi. Durante il weekend di scrittura non ci sarà tempo per approfondire questi aspetti e né tantomeno per fare ricerche documentali. Però il punto è che tutte queste cose sono tra le cose che vengono prima della stesura. È evidente che la documentazione vada raccolta prima. Se vuoi veramente scrivere il romanzo su un musicista, intanto qualcosa del musicista devi sapere. Se è un musicista in qualche modo famoso, di cui è stata scritta già una biografia, qualcosa dovrai già sapere di lui. Sarà necessario informarti sia sulla musica, sia sulla biografia e sia anche sul periodo storico. Se stiamo parlando di un personaggio del Settecento, è indispensabile fare anche questo tipo di approfondimento. Per cui le competenze lacunose incidono tanto e non si dovrebbe mai partire a scrivere un romanzo senza aver chiaro non tutto il periodo storico o tutto quello che c'è da sapere, evidentemente, che è impossibile, ma almeno quello che serve sapere. E proprio a questo serve la pianificazione. È una cosa molto, molto importante questa. Se io pianifico un punto in cui c'è da fare un passaggio al pianoforte, io devo aver visto un pianoforte da vicino, devo sapere quanti tasti ci sono, devo sapere che distanza c'è da un tasto all'altro, aver provato a suonare, sapere se ci sono difficoltà, qual è la resistenza del tasto alla pressione della mano, perché se no la scena al pianoforte non verrà naturale, verrà male. E questo riguarda tutto. Se io a un certo punto so che nel terzo capitolo ho bisogno di parlare di una partitura particolare, io devo avere un'idea di questa partitura e non generica, devo avere un'idea precisa. Posso anche non capire niente di musica, ma di questa partitura io devo saperne abbastanza, perché è quello di cui intendo parlare. Ecco perché è così importante la pianificazione. Eleonora mi chiede: qual è il costo complessivo del corso? Il costo complessivo è 29 euro, IVA inclusa, non ci sono altri costi. Con questa quota si ha diritto a partecipare all'intera giornata, quindi dalle 9 alle 19. E poi ripeto, non ci sono obblighi di orario, si può andare e venire quando si vuole, si può scrivere in chat la propria domanda e poi si riprende dopo la risposta. Non c'è obbligo, se non quello di farlo con impegno, perché quello che fa la differenza nella scrittura non è la teoria, o il docente, o l'occasione, o l'ispirazione. Quello che fa la differenza è la determinazione. Se io sono determinato a rinunciare a una fetta della mia vita, perché alla fine stiamo parlando di questo, di rinunciare a una fetta di vita per fare una cosa che altrimenti non si farebbe, cioè scrivere. Se io voglio farlo perché sento che non riesco a farne a meno, sento che non voglio rinunciarci, sento che la mia vita, al contrario, sarebbe meno piena se non lo facessi, allora io ho bisogno di impegnarmi. E posso farlo in due modi: impegnandomi e basta, oppure impegnandomi in maniera strutturata, quindi con un metodo, quindi con una guida, quindi con un confronto, e magari insieme ad altre persone che hanno il mio stesso interesse e vogliono partecipare con me a questa esperienza e vedere dove si riesce ad arrivare, vedere cosa si riesce a imparare insieme. Questo è l'obiettivo di Weekend della Scrittura.
Se non ci sono altre domande, io ringrazierei tutti per la partecipazione e per la grossa presenza di tutti quelli che hanno partecipato. Ringrazierei l'editore Il Prato di Padova che organizza i seminari. Approfitterei per mostrarvi la locandina in attesa che magari arrivi qualche altra domanda, se no chiudiamo. Questa è la locandina dei seminari 2021, questa è la proposta di formazione per il primo semestre. Dopo marzo probabilmente ci saranno altri seminari, intanto le proposte sono queste. Come vi dicevo, a gennaio, il 24 gennaio, c'è il seminario sulla promozione, perché è importante promuovere il nostro libro, come possiamo fare e quali sono le possibilità a portata di mano, più o meno gratuite. A febbraio avremo i seminari di editing base e avanzato. Saranno un sabato e una domenica di fila, 6 ore e 6 ore, probabilmente il 20 e il 21 di febbraio. A marzo invece il seminario di scrittura creativa Scrivere l'insolito, quello di cui parlavamo in apertura, sulla scrittura insolita, quella inusuale, scrivere cose diverse dal solito. Scrivere un romanzo invece è il seminario di cui vi parlavo, quello che durerà 4 mesi, da febbraio a giugno, e dove sarà l'occasione di scrivere un romanzo per intero, partendo completamente da zero, dalla sola idea, imparando a pianificare e ad applicare con metodo la pianificazione, giorno per giorno, 2200 battute al giorno, per arrivare in 4 mesi a un romanzo più o meno di 240.000 battute, che è un romanzo italiano medio, non un mattone di 500 pagine, un romanzo tra le 180 e le 200 pagine, più o meno. Durerà 30 ore, e sarà abbastanza impegnativo, evidentemente, 28 ore di incontri collettivi e 2 ore di incontri individuali. Questa è l'offerta per i prossimi mesi. E allora, io vi ringrazio di nuovo della partecipazione, delle tante domande. Scusami, Sibilio, ho sbagliato termine, intendevo un grosso libro, nel senso di un libro grande per importanza, per densità, ecco, in questo senso. Sbagliato termine, perdonami. E niente, spero di vedervi in aula, via Google Meet, ovviamente, in aula virtuale, domenica oppure in uno dei prossimi seminari. Per qualsiasi cosa, la mail l'avete vista, ilprato@libero.it. L'editore risponderà a tutte le vostre domande. Grazie a tutti e buona serata.